Bene, siamo qui con Orsola Riva che ha scritto e oggi presentato qui a Roma il libro Non sparate sulla scuola, realizzato assieme a Gianna Fregonara. È stato svolto un dibattito, un confronto alla presenza di diversi intellettuali, esperti e giornalisti. E Riva, ma soprattutto io vorrei capire come mai questi insegnanti oggi hanno perso autorevolezza. Ma allora, intanto hanno perso autorevolezza, sì certo, rispetto a un tempo quando il maestro e la professoressa erano un po' delle autorità come il medico condotto, l'avvocato, il notaio, certo, diciamo, il mondo è cambiato, la società è cambiata. E quindi sì, le cose sono cambiate, è anche cambiato forse rispetto a un tempo il fatto che c'era un disallineamento di competenze, le famiglie italiane erano meno competenti e quindi, come dire, forse erano meno in grado di mettere in discussione i modelli pedagogici della scuola. Però molto si può fare per recuperare un rapporto di fiducia con le famiglie. Io credo a partire dal fatto forse che ai genitori dovrebbe essere chiesto un piccolo passo indietro a livello individuale per ritrovare invece una forma di rappresentanza collettiva e un dialogo attivo come genitori e docenti che riguardi tutta la comunità. E non solo, certo, come dire, il singolo ragazzo, il singolo alunno. Il prossimo anno ricorrono i 50 anni dei decreti delegati, in particolare della presenza dei genitori all'interno anche di un organismo importante, qual è quello del Consiglio d'Istituto. Da più parti si chiede anche invece di far fare un passo indietro ai genitori. I genitori sempre più, a volte, non sempre, diciamolo pure, però spesso purtroppo arroganti, invadenti, a volte anche violenti. Qual è il tuo pensiero? Ma insomma, sì, allora le violenze, grazie a Dio, sono ristrette a dei casi molto limitati. Certo, hanno un'enorme risonanza sui giornali, perché poi i casi di cronaca sono quelli che finiscono in qualche modo per riassumere impietosamente lo stato dell'arte. In realtà non è vero che la situazione è così compromessa. Sicuramente, come dicevo prima, forse i genitori dovrebbero imparare a fare sistema e ad essere dentro la scuola in maniera più collegiale, ritrovare e credere di più negli organi collegiali invece di portare avanti ciascuno la propria istanza individuale, che è un po' quello che è successo con le chat, in parte anche col registro elettronico, no? Che ti mette direttamente a contatto con le presenze o assenze dei figli, voti belli e purtroppo a volte anche brutti che i genitori apprendono anche prima dei figli. Ecco, io scommetterei sugli organi collegiali. Bene, e i docenti, per diciamo anche un po' più elevare la loro posizione, ecco, si parla anche molto oggi di tanta burocrazia, di questi docenti molto presi, molto anche allontanati dalla didattica, diciamo, classica, per motivi, diciamo, per colpe non loro. Qual è il tuo pensiero? È vero che poi si fa presto a dire i docenti hanno un orario di lavoro che equivale quasi a un part time perché le ore di lezione frontale sono 18, dice ma come, sono pochissime. Sì, però poi a queste ore di lezione frontale bisogna aggiungere la preparazione dei compiti e delle lezioni, la correzione dei compiti, i ricevimenti e poi tutta una serie, ed è vero, di adempimenti burocratici, di scartafacci con tutte queste sigle, questi acronimi che rendono la vita dei docenti un incubo, veramente un incubo di incombenze, togliendo piacere e leggerezza a quella che dovrebbe essere la funzione centrale, che è quella dell'insegnamento. Ritornando alla domanda iniziale, cioè come ridare autorevolezza agli insegnanti, io credo che il modo migliore sia quello di arrivare finalmente alla definizione di un sistema di formazione iniziale di reclutamento che sia lo stesso per tutti, che dia certezza a chi vuole intraprendere la professione docente di avere un cammino che è quello al termine del quale, senza passare dai gironi infernali delle graduatorie, esattamente, entri in ruolo. Vedrete, sono certa, che a quel punto le cose cambieranno. Certo, una cosa va un po' modificata, cioè
trovare e definire in modo qualitativamente valido la formazione iniziale, non tanto a livello di contenuti disciplinari, ma di didattica e diciamo pedagogia, che sono un po' le cose che mancano alla formazione iniziale, soprattutto dei professori, non delle maestre che hanno la loro laurea. È un po' quello che però sta avvenendo con gli ultimi concorsi, con i famosi CFU all'interno. Quando partiranno, perché adesso iniziamo l'ennesima fase transitoria con concorsi straordinari. Quando partiranno ci saranno questi 60 CFU che non sono quello che ci si aspettava, perché sarebbe stato meglio un percorso organico, mentre adesso si possono prendere un po' qua, un po' là, in parte anche online, mordicchiando nel corso del percorso. Ma insomma è un primo passo, stiamo a vedere, diciamo che c'è ancora un po' di strada da fare. Bene, un'ultimissima, le scuole, nelle scuole non c'è spesso più un clima, diciamo nelle aule in particolare dove si fa didattica, parliamo molto in generale, è chiaro, però non c'è più quel clima che porta da parte degli studenti quell'attenzione alla didattica che c'era 20-30 anni fa. Chissà se c'era. Bene, però ecco, il grado d'attenzione degli studenti è veramente ridotto ai minimi termini, anche causa social, questo insomma anche scientificamente dimostrato. Cosa possono fare gli insegnanti da questo punto di vista? Beh, allora bisogna uscire dalla logica unica della lezione frontale, questo mi pare evidente, ma diciamo lo diceva Montessori 100 anni fa, insomma, quando abbiamo detto oggi durante l'incontro, citando Plutarco, che non sono dei vasi da riempire gli alunni, ma delle fiaccole da accendere, e dicevamo una cosa millenaria di buonsenso, insomma, basta con la lezione dalla cattedra. Ma in molte scuole già non è più così. Purtroppo, come dire, queste pratiche, buone pratiche che vengono già messe in atto in molte scuole, che sono di maggiore coinvolgimento degli alunni, didattiche alternative con un ruolo molto più attivo dei ragazzi, che tiene quindi l'attenzione accesa, faticano a diventare sistema. Ecco, la sfida è quella, far diventare sistema i tanti semi buoni che già ci sono nella scuola. Bene, grazie Orsola Riva del Corriere della Sera. Grazie a voi.